Buongiorno ragazzi, nella lezione di Scienze e Tecnologia di oggi parliamo di energia sonora e in particolare della velocità di propagazione del suono in diversi mezzi. Intanto diciamo che l'energia è classificata in base alle fonti o sorgenti e che l'energia sonora è quella prodotta dalle vibrazioni degli oggetti, una cosa che già avete imparato, immagino. Ecco qui il nostro diapason che sta vibrando e con la sua vibrazione, appoggiandolo all'orecchio, possiamo sentire la frequenza del La. Ma più precisamente, il suono nasce dalle vibrazioni di un corpo elastico, cioè un corpo in grado di modificare la sua forma e la sua posizione nello spazio e poi di ritornare nella posizione precedente. E abbiamo visto come suonano le corde di una chitarra. Oggi però vedremo che il suono si propaga in un mezzo chiamato mezzo propagante, come l'aria, l'acqua o anche un solido, come il metallo, in modo diverso. Innanzitutto, una volta che il corpo ha iniziato a vibrare, le molecole del mezzo propagante si mettono in movimento per tornare poi successivamente nella posizione iniziale e nel loro movimento le molecole generano un'onda sonora. Per capire, prova a pensare a quello che accade lanciando un sasso in uno stagno, nell'acqua di uno stagno. Si formano queste onde circolari che poi smettono e il mezzo propagante, quindi le molecole del mezzo, tornano in uno stato di quiete, si fermano. La velocità del suono dipende molto dal mezzo in cui si propaga. Per esempio, nell'aria il suono viaggia a circa 340 metri al secondo, nell'acqua a circa 1500 metri al secondo, quindi più rapidamente, e nel ferro a circa 5000 metri al secondo. Per vedere se quello che ho detto è esatto, vediamo un po'. Vediamo se quello che ho detto è vero, vediamo come si muove il suono, come si propaga in vari mezzi, l'aria, l'acqua e il ferro. Proviamo con l'aria. Avete visto le onde sonore e la velocità di propagazione del suono nell'aria. Adesso vediamo come si propaga e a quale velocità si propaga nell'acqua. Sempre attraverso onde sonore, ma la velocità è stata maggiore, quindi è andato più rapidamente questo suono. Adesso vediamo come si propaga, a quale velocità si propaga il suono in un mezzo solido, il ferro. Molto, molto rapidamente. Bene, e che cosa dovremo fare nella lezione di Scienze e Tecnologia di oggi? Beh, dovremo usare Scratch per creare questa animazione dimostrativa che ci fa vedere come in diversi mezzi propaganti il suono ha una velocità differente, quindi più lento nell'aria, più rapido nell'acqua, molto rapido nel ferro. Già nelle precedenti lezioni vi ho fatto vedere come eseguire il download dell'editor offline di Scratch. Ve lo ripeto, questo è l'indirizzo scratch.meet.edu/download. Scegliete il vostro sistema operativo e scaricate la versione di Scratch adatta al vostro sistema operativo. Ci sono anche versioni precedenti che sono compatibili con Windows, antecedente alla versione 8 o 10. Ma quello che vi consiglio, piuttosto che usare un editor offline obsoleto, è quello di unirvi alla comunità di Scratch. Quindi andate in scratch.meet.edu/join, sceglietevi un username che non sia il vostro nome di battesimo, create una password e procedendo con l'iscrizione avrete modo di entrare nella community di Scratch. È molto bello far parte della comunità di Scratch perché una volta che vi siete loggati potete fare la vostra creazione
online, quindi creare il vostro progetto esattamente come si fa con l'editor offline, come vi mostrerò io tra poco. E una volta salvato qui, messo il titolo e cliccato su condividi, potrete condividerlo con tutti i vostri compagni inviando il link, che è un link condivisibile. Ma come sempre io vi farò vedere come si lavora offline, quindi avviamo Scratch Desktop, lasciamo che carichi gli sprite e una volta avviato iniziamo il nostro progetto che già avete visto nel suo aspetto finale. Intanto lo salviamo subito perché è una cosa che di solito mi dimentico di dirvi e devo poi appiccicare il finale. Quindi facciamo File, salva sul tuo computer e lo chiamiamo Propagazione Suono. Propagazione Suono. Ognuno di voi scelga la propria cartella. Io ho una cartella dedicata ai progetti Scratch, ovviamente. Togliamo poi il gattino, quindi lo sprite gattino, lo eliminiamo, non ci occorre, e andiamo a disegnare gli sfondi. Occorrono quattro sfondi. Iniziamo subito, quindi siamo già in sfondi, vedete? Andiamo a sfondi. Il primo sfondo sarà uno sfondo trasparente al quale aggiungiamo semplicemente il testo con il riempimento nero, così togliamo la luminosità e avremo un testo nero. Iniziamo poi, una volta cliccato su testo, a scrivere. Quindi scriviamo, scegli il mezzo propagante in cui vuoi far diffondere il suono. Scegli propagante in cui vuoi, andiamo a capo. Vuoi far diffondere le doppie il suono. Ora, se clicchiamo sulla freccetta, possiamo ingrandirlo, ecco qui, e spostarlo in una parte più alta dello stage. E questo è il primo sfondo, sfondo 1. Ora dobbiamo aggiungere altri tre sfondi, quello che rappresenta l'ambiente con l'aria, quello che rappresenta l'ambiente di mare e qualcosa che rappresenta il metallo, ovviamente in maniera simbolica. Quindi andiamo qui sotto, qui, e mettiamo scegli uno sfondo. Allora, per l'aria, la diffusione del suono nell'aria, scegliamo la hall. Così avremo questa prospettiva che ci farà percepire meglio l'avvicinamento delle onde sonore. Poi, sempre, quindi questo sarà lo sfondo 2. Poi torniamo qui nella scelta degli sfondi, lente, scegli uno sfondo. Per l'acqua scegliamo un fondale marino, li troviamo qui in basso. Fondale marino, fondale marino, fondale marino. Eccolo qui. Scegliamo questo che ha sempre quella forma prospettica da lontano a vicino, frontale. Poi andiamo sempre a scegli sfondo, lente. E per il metallo, ecco, neon tunnel, immaginando di stare dentro una barra di metallo, ovviamente. Non è proprio così, propriamente così, ma insomma, siamo entrati in una barra di metallo. Quindi abbiamo sfondo 1, sfondo 2, sfondo 3 e sfondo 4. Adesso andiamo a creare gli sprite, quindi andiamo a scegli uno sprite e mettiamo disegna uno sprite dove c'è il pennello. Dobbiamo creare per prima cosa l'onda sonora, che non è altro che un bellissimo cerchio, quindi andiamo nelle forme, cerchio. Il riempimento deve essere nullo, trasparente, quindi apriamo riempimento e clicchiamo su questa sbarra rossa che mi dice che sarà privo di riempimento, cioè trasparente. Invece andiamo a settare il contorno con un bel colore rosso intenso, in modo che risalti, né troppo scuro né eccessivamente chiaro, così potrebbe andare bene. Una volta stabilito il colore, tenendo premuto il tasto delle maiuscole, anzi mettiamo qui, scusatemi, un 10 che rappresenterà lo spessore della linea. E adesso, tenendo premuto il tasto delle maiuscole, facciamo un bel cerchio che occupa tutto lo stage, però facciamo attenzione che non fuoriesca, tanto ne vediamo l'anteprima, e lo centriamo rispetto a questa
galleria, scusate, dobbiamo prendere la freccetta e spostarlo, vedete c'è un punto centrale, però vedete che rispetto alla nostra galleria non è perfettamente centrato, quindi lo spostiamo in modo che stia più al centro rispetto al tunnel. Farà un maggior effetto questo sfondo. Così. Va bene, penso che possa andare bene. Lo spostiamo un altro pochino. Ok. Non è detto che poi stia bene con gli altri stage. Possiamo provare a cambiare sfondo e trovare un compromesso. No, qui mi sembra che stia bene anche qui. Vabbè, questo non ci interessa. Sì, va bene, allora lasciamo così. Eravamo nello sprite, quindi torniamo nello sprite, l'abbiamo anche posizionato già correttamente, poi vedremo la sua posizione nello stage. Ora andiamo avanti perché abbiamo bisogno di un altro sprite che poi duplichiamo, quindi ne facciamo uno, programmiamo il codice e poi lo copiamo, lo duplichiamo. Quindi facciamo scegli uno sprite questa volta e troviamo un pulsante. Button 3, questo qui. Andiamo a costumi. Ce n'è un azzurro e uno grigio. Noi preferiamo, lasciamo quello grigio. Questo azzurro si può anche togliere, però è inutile togliere. Ecco, lo togliamo in questo modo con il secchio e lasciamo quello grigio. E qua dentro dobbiamo scrivere l'ambiente, quindi si parte da aria, perciò io prendo il testo. Scelgo il colore nero in riempimento, vado a cliccare sul bottone, tutto maiuscolo, scrivo aria, quindi il mezzo di propagazione è l'aria, poi con la freccetta lo dimensiono un pochino più grande in modo che sia ben leggibile e questo è fatto. Bene, adesso ci dobbiamo dedicare alla programmazione. Iniziamo con la programmazione dello stage. E vediamo che cosa dobbiamo fare. Bene, ora ci dobbiamo dedicare alla programmazione. Iniziamo con la programmazione dello sfondo, che è la più semplice. Andiamo in sfondi, codice, e dobbiamo attivare due strumenti che io qui vedo già attivati perché li ho utilizzati in precedenza. Per attivarli dobbiamo andare a aggiungi un'estensione e aggiungiamo l'estensione musica e penna. Come avete visto, io li avevo già attivati queste due estensioni, ma nel vostro caso probabilmente non li avete in vista. Quindi ripeto, andate qui, aggiungi un'estensione, fate prima musica e successivamente penna e li avrete tutti e due qua. Ora andiamo a programmare lo sfondo. Stiamo in sfondi, andiamo a fare prima una situazione. L'inizio, l'avvio del gioco, quando si clicca su bandierina verde, poi andiamo su penna e scegliamo pulisci in modo che qualunque cosa sia stata tracciata nel gioco venga, qualunque oggetto sia stato disegnato nel gioco venga eliminato, pulito. E poi mettiamo anche penna su, in modo che la penna su mi impedirà di iniziare a tracciare dei segni prima che il gioco sia avviato e poi stabiliamo l'avvio del gioco. Ovviamente vado ad aspetto con lo sfondo numero 1, quindi passa allo sfondo, apriamo la freccetta, sfondo 1, eccolo qui e siamo a posto e abbiamo già programmato e terminato di programmare lo sfondo. E ora andiamo a programmare gli sprite. Iniziamo programmando il bottone, quindi clicchiamo su Button 3, andiamo ovviamente a codice, iniziamo con la situazione quando si clicca su bandierina verde e diamogli la posizione iniziale. Lo mettiamo all'incirca qui, vediamo se può andare bene. Meno 132 farei, facciamo meno 132, quindi movimento. Andiamo a meno 132 e proviamo un po' più in alto, meno 117. Vediamo se la posizione. Sì, così più in alto va meglio. Ok, meno 132, meno 117. E poi aspetto, mettiamo mostra.
perché deve comparire all'avvio del gioco, mentre poi lo faremo scomparire nel momento in cui andremo a cliccarci sopra, quindi è necessario che all'avvio del gioco compaia. Poi, sempre con le situazioni, andiamo a prendere quando si clicca su questo sprite. Dal momento che è un bottone, lo renderemo cliccabile. Allora, quando si clicca su questo sprite aria, il gioco deve passare allo sfondo corrispondente all'ambiente con l'aria. Quindi, se andiamo a vedere negli sfondi, ma io lo ricordo bene, era lo sfondo numero 2. Quindi, torniamo al bottone. Quindi, quando si clicca, bottone codice, quando si clicca su questo sprite, aspetto, troviamo passa allo sfondo e qui mettiamo passa allo sfondo hall. E poi mandiamo un messaggio allo sprite 1, quindi dobbiamo andare a situazioni, invia a tutti, messaggio 1, qua sostituiamo, apriamo la freccetta e scriviamo nuovo messaggio e scriviamo suono, in modo che lo sprite corrispondente all'onda sonora sappia che ha ricevuto questo messaggio, invia a tutti suono. Ovviamente posso dargli qualunque nome, ma è un modo per me per ricordare che questo messaggio è il messaggio dato al suono, lo posso chiamare anche Pinco Pallino, insomma. Dopodiché, una volta che è stato cliccato e inviato il messaggio, il bottone scompare, quindi vado a aspetto, nascondi. Ok. Torneremo poi sul bottone perché a sua volta riceverà il comando di ricomparire. Adesso è stato nascosto, lo riceverà dopo che lo sprite 1 avrà fatto tutto il suo dovere. Ora quindi andiamo a programmare lo sprite 1. Clicchiamo su sprite 1 e andiamo a codice. Cominciamo sempre con situazioni. Quando si clicca sulla bandierina verde, lo mandiamo nella posizione che abbiamo stabilito, quindi andiamo a movimento, quindi la posizione è 36-28, è quella giusta, abbiamo visto che sta bene in quella posizione, vai a X36Y28, poi lo nascondiamo all'avvio del gioco perché non ci occorre fino a quando non abbiamo deciso di far partire l'onda sonora, quindi aspetto. Nascondi e soprattutto settiamo le sue dimensioni, quindi sempre ad aspetto, andiamo a porta dimensione al 10%, quindi diventerà molto più piccolo. Clicchiamoci sopra, si è anche spostato rispetto alla posizione 36-28, ma va bene così. Ok, porta dimensione al 10%. Adesso andiamo a vedere cosa succede allo sprite quando riceve il messaggio suono. Quindi vado a situazioni, quando ricevo suono, metto qua sotto perché sarà un po' complicato. Innanzitutto gli diamo un'attesa di un secondo, è un controllo, però lo vedo già qua, altrimenti vado a controllo e vado a attendi un secondo, in modo che non si avvii subito l'attività di questo sprite. E adesso, sempre in situazioni, mi occorre un bel se altrimenti, cioè se lo sfondo è quello dell'aria farà un determinato suono, ma soprattutto una lunghezza di questo suono e una propagazione di questo suono più lunga, perché abbiamo detto che nell'aria la velocità è più lenta. Adesso qui dobbiamo mettere la condizione, quindi utilizziamo un operatore con uguale e lo incastriamo qui. Se adesso qua la condizione dipende dallo sfondo, quindi se andiamo ad aspetto, se il numero dello sfondo, lo troviamo qua, è allora, l'aria mi sembra di ricordare, non vorrei ricordare male, è 2. Se il numero dello sfondo è 2, sì, sicuramente 2, ma tanto poi faremo il debug, cioè andiamo a verificare. Se il numero dello sfondo è 2, che cosa deve succedere? Deve emettere un suono, quindi andiamo a musica,
scegliamo uno strumento, quindi mettiamo passa a strumento, scegliamo qui un trombone, eccolo qui, passa allo strumento trombone, così si sentirà per benino, lo incastro qua e eseguirà una nota, quindi suona la nota, lasciamo la nota 60, suona la nota 60, questa qui, che corrisponde al Do, vedete? Suona la nota 60 per, allora, l'aria abbiamo detto che è il mezzo in cui la velocità del suono è più lenta, si propaga più lentamente, quindi invece di mettere 0,25 battute, metto 2 battute e lo vado a incastrare qui. Se vogliamo fare una prova. Ecco qui, lo rincastro ovviamente e lo rimetto a posto. Quindi se il numero dello sfondo è 2, passa allo strumento trombone, suona la nota 60 per questo numero di battute. Dopodiché andiamo a vedere che cosa deve fare se il numero dello sfondo è diverso. Quindi mi vado a prendere un nuovo controllo con se altrimenti, lo incastro qua, mi copio. Cliccando qui faccio di destro, clicco di destro e poi duplica e lo attacco qua. Se invece il numero dello sfondo è 3, 3 era l'aria, quindi andrà un po' più rapidamente la propagazione del suono. Faccio come prima, mi copio, duplica, quindi clicco prima di destro e poi di sinistro. Metto qua. Quindi se il numero dello sfondo è 3, suonerà sempre la musica del trombone, la nota Do, ma dovrà andare molto più rapidamente, quindi facciamo la metà, quindi per una battuta, cioè lo sentiremo allo stesso spazio, ma la nota sarà tenuta per meno tempo. Adesso mi prendo un Se senza l'altrimenti, perché tanto ho terminato, lo incastro qui, mi ricopio questo, quindi clicco di destro, duplica. Metto qua, se il numero dello sfondo è 4, mi copio di nuovo il trombone, qui duplica, quindi clicco di destro e poi di sinistro. Ok, buono, buono. Allora, se il numero dello sfondo è 4, suonerà sempre il trombone, sempre la nota Do, ma questa volta ancora più veloce, mettiamo 0,5, non virgola, ci vuole il puntino, 0,5. Bene, faccio di nuovo, no, mettiamo un'attesa adesso e poi il messaggio che mi invierà il bottone. Quindi gli mettiamo un'attesa, sta qui, attendi 2 secondi. Quindi avrà fatto tutto questo, se c'è lo sfondo 2, se c'è lo sfondo 3, se c'è lo sfondo 4, avrà emesso questo suono di diversa durata. Adesso mettiamo un'attesa di 2 secondi e poi gli facciamo inviare un messaggio al bottone in modo che il bottone che era scomparso possa ricomparire. Quindi andiamo a situazioni, invia a tutti, qua apro la freccetta, scriverò nuovo messaggio e lo chiamiamo start perché deve ripartire. E metto ok, invia a tutti start. Poi tutto il percorso fatto da questo sprite deve essere eliminato, quindi faremo prima un nascondi, quindi aspetto, nascondi. E poi, dal momento che faremo in modo che il suo movimento venga tracciato, ancora non l'abbiamo programmato, ma lo faremo tra poco, faremo un pulisci. Quindi andremo a penna, pulisci. Adesso facciamo un'altra programmazione su quando ricevo suono, non la incastriamo qui per evitare che confusione, volendo potevamo metterla anche qua dentro, però ne creiamo un'altra, quindi un'altra situazione quando ricevo suono, altrimenti sarebbe venuto troppo lungo e per voi sarebbe stato difficile seguirmi. Quindi facciamo un'altra situazione. Quando ricevo suono, quindi sempre nell'occasione di quando ricevo suono. Ok, mi sposto qua sotto così vedete meglio, questa è piuttosto lunga.
Allora, cosa deve fare quando riceve suono? Oltre a fare il suono, deve anche tracciare il percorso. Quindi la prima cosa che deve fare è tirare sulla penna, quindi vado a penna, in modo che non lasci macchie, penna su. Poi deve pulire tutto lo stage, quindi pulisci, perché ci potrebbe essere il percorso tracciato prima. Poi diamo un'attesa di un secondo come avevamo fatto qui, altrimenti le cose saranno sfasate, le due azioni, il suono e il percorso. Quindi attendi un secondo, si trova in controllo, attendi un secondo. Poi la posizione iniziale, dobbiamo dargli la posizione iniziale che è 36-28, quindi movimento. Vai a... Eccolo qua. Ecco qui, vai a X36Y28, la dimensione iniziale che era il 10%, perché ogni volta che il gioco si riavvia deve partire sempre dal cerchio piccolino in questa posizione, quindi andiamo a aspetto, porta dimensioni al 10%, quindi qua modifico, scrivo 10%. E adesso andiamo a fare diversi se altrimenti. Vado a prendere quindi i controlli e prendiamo un se altrimenti, lo incastriamo qui e come abbiamo fatto prima andiamo a prendere l'operatore perché tutto dipende dal numero dello sfondo, quindi andiamo a prendere uguale. Poi se il numero dello sfondo, quindi andiamo ad aspetto. E andiamo a prendere numero sfondo. Se numero dello sfondo è 2, quindi corrispondente all'aria. Adesso dobbiamo fare una ricorsione, cioè un'azione che si ripeterà ogni tot tempo per 10 volte. Abbiamo settato lo sprite in modo che partisse con un 10% delle sue dimensioni reali e alla fine del percorso arriverà al 100%. Quindi dovrà ripetere, è matematica e voi me lo insegnate, dovrà ripetere un ingrandimento per 10 volte per tornare alla sua dimensione originaria, quella del 100%. Quindi io vado a controllo, ripeti 10 volte e lo incastro qua. Cosa deve ripetere 10 volte? Prima di tutto deve andare con la penna giù, quindi vado a penna perché deve cominciare a tracciare una linea, quindi vado a penna giù, lo incastro qua dentro, la ripeti 10 volte. Poi deve fare un'operazione particolare che si chiama timbra, che significa che lascerà traccia di se stesso nella dimensione che ha in quel momento, quindi parte da 10% della sua dimensione originaria. Ora, siccome lo sfondo è quello dell'aria, la sua velocità di timbro dovrà essere proporzionale alla velocità di propagazione del suono, dove abbiamo già impostato che la battuta deve durare, il tempo della battuta è 2. Quindi io qua metterò attendi, vado a controllo, sotto timbra metto attendi 0,2 secondi e poi gli faccio cambiare le dimensioni di 10. Quindi 10 per 10, 10 volte che ripeterà questa azione, tornerà alla sua dimensione originaria del 100%. Quindi andiamo ad aspetto, cambia dimensione, non porta, ma cambia dimensione di 10. Quindi è partito dal 10% della sua dimensione originaria. Adesso ripeterà per 10 volte, cambia di 10, tornerà al 100%. Oh, perfetto, adesso nell'altrimenti incastro un altro se altrimenti perché come abbiamo fatto prima con il suono ci sono altre due condizioni e non faccio altro che copiare modificando però il tempo, cioè la velocità di timbro. Quindi qui mi metto con il tasto destro e faccio duplica di sinistro, lo sposto. Se il numero dello sfondo è 3, quindi l'acqua. Prendo tutta questa roba qua dentro, quindi copio, clicco di destro, duplica e lo incastro qua.
Sempre penna giù, stop, penna giù, timbra. Adesso invece di mettere 0,2 secondi dovrà andare più rapidamente, quindi l'attesa deve essere inferiore, sarà 0,1, la metà, insomma, più rapidamente. E poi sempre cambia dimensione di 10. Adesso mi prendo un se senza l'altrimenti e lo incastro qua e faccio come prima. Clicco di destro, duplica. Se il numero dello sfondo è 4, clicco di destro, di sinistro duplica, sposto e incastro. Attendi, questa volta ancora di meno, dovrà andare rapidissimo, quindi mettiamo 0,02 secondi e cambia dimensione di 10. Basta. Allora, come avete notato, avrei potuto fare questa programmazione all'interno di quando ricevo suono, ma sarebbe diventato un mostro difficile da comprendere. Quindi abbiamo dato sempre nella stessa situazione, però due cose diverse da fare. E funzionerà, spero, poi vedremo, faremo il debug, faremo la prova, funzionerà. Adesso torniamo nel nostro pulsante button perché dobbiamo aggiungere che cosa accadrà button quando riceverà start. Ok, allora quando ricevo start abbiamo detto clicchiamo su button, poi controllo, situazione, pardon, quando ricevo start lo facciamo attendere un secondo, quindi controllo, attendi un secondo. E poi lo facciamo passare allo sfondo numero 1, quello dove c'è il comando. Quindi aspetto, passa allo sfondo, apriamo la freccetta, sfondo 1. A questo punto gli diamo di nuovo la posizione e gli diciamo di mostrarsi perché si era nascosto nel momento in cui era stato cliccato. Visto che è una cosa che ho già scritto, sta qui, clicco di destro, di sinistro duplica e lo metto qua. Ecco qui. Ora dovrebbe funzionare, ovviamente solo per l'aria, perché ancora non abbiamo settato gli altri pulsanti, ma sarà facilissimo, faremo un semplice copia e incolla, una duplicazione del pulsante aria. Intanto facciamo un debug, vediamo se funziona, altrimenti correggiamo. Quindi bandierina, vediamo l'anteprima. Scegli il mezzo propagante in cui vuoi far diffondere il suono. Ovviamente c'è solo aria, clicco. Ok, mi sembra che funzioni. Adesso procediamo a duplicare il bottone per avere la progettazione anche per gli altri. Ok, allora facciamo in questo modo. Clicco di destro sul pulsante qui sotto lo stage e faccio duplica. Ora mi metto sul nuovo pulsante, c'è sempre scritto aria, però vado a costumi. Qui il testo lo vado a modificare, quindi clicco sul testo, cancello aria e scrivo acqua. Con la freccetta lo ridimensiono e sposto. Bene, adesso vado a codice. Cosa devo modificare? Posizione. Opla. Niente, non ci cliccate sopra perché è un macello. Adesso andiamo un po' intuito. Lo dobbiamo mettere al centro, quindi io direi di mettere 0 qua. Vai a x0 e anche qua sotto. Vai a x0, y che è la posizione rispetto all'asse verticale delle ordinate, lo lasciamo meno 117, cioè devono stare sulla stessa linea tra pulsanti aria, acqua e ferro. Quindi mettiamo x0, vediamo. Eccolo, sì, la posizione è giusta. Adesso, quando clicchiamo su acqua, non può andare nello sfondo all, dovrà andare nello sfondo acqua, quindi era underwater 2. Ecco qui. Dovrebbe funzionare. Quindi che cosa abbiamo fatto? Semplicemente duplicato il bottone aria, trasformato in bottone acqua e programmato di conseguenza. Di nuovo,
Siamo pronti? Ora dobbiamo fare il terzo ed ultimo bottone. Clicco di destro sul bottone acqua, duplica, vado sul nuovo bottone che si chiamerà ancora acqua fino a quando non lo modifico, quindi vado a costumi, testo e qua cancello acqua e scrivo ferro. Con la freccetta posso spostarlo per centrarlo un po'. Andiamo al codice. La posizione non è quella giusta, avete visto che se ci clicco sopra succede un macello, quindi vado un po' intuito. Se questo era meno 132, allora questo lo mettiamo a 132, diametralmente a posto, vediamo se sta bene, altrimenti correggiamo. Vai a x 132. Poi lo sfondo, questo è importantissimo, quindi vai a x 132, vai a x 132, y rimarrà sulla stessa linea. Lo sfondo non sarà underwater, ma neon. Eh no, vedete, ho sbagliato. Neon tunnel, quello che doveva sembrare un corpo metallico all'interno di un corpo metallico di ferro. Ok, siamo pronti? Dovremmo poter fare un'anteprima e poi decidere se aggiungere qualcosa. A me viene in mente, per esempio, una cosa importantissima che nel gioco di prova che vi ho mostrato non ho fatto, però potrebbe andare benissimo, cioè far vedere veramente qual è la velocità di propagazione del suono, cioè scriverla in qualche modo e vediamo come farlo. Intanto facciamo un debug, vediamo se funziona. Lo mandiamo a tutto schermo, bandierina verde e cominciamo. Scegli il mezzo. Cominciamo con l'acqua. Qualcosa non è andato per il verso giusto. Cosa? Vediamo. Ah, ma certo, oh, santo cielo, guardate che cosa ho dimenticato di fare, una cosa gravissima, ragazzi. Spero che voi non lo facciate subito il lavoro. Ho dimenticato di mettere la ricorsione e questa cosa l'ho fatta anche quando preparavo il video di prova. Pensate te. Allora, quindi mettiamo ripeti 10 volte e ci dobbiamo incastrare tutta questa roba dentro. Ecco qui. E metterla qua. Ripeti 10 volte. Incastro qui e lo metto qui. Beh, ragazzi, è giusto che abbiate visto che è facile sbagliare. Sì, mi sono proprio distratta. Come vi avevo detto prima, l'operazione si doveva ripetere 10 volte, invece qui ho fatto la programmazione senza ripeterlo, quindi dovevo cliccare sull'intero ripeti 10 volte e spostarlo, copiarlo qui sotto. Beh, sono cose che capitano. Adesso rifacciamo la prova ed è giusto che voi abbiate visto come è necessario fare il debug, cioè la correzione. Quindi bandierina verde, acqua. Perfetto, ferro. Adesso tornerà, gli abbiamo dato un'attesa di qualche secondo, se l'attesa è troppa la diminuiamo, quindi adesso clicchiamo su ferro. Si è propagato molto rapidamente, ritorna nella copertina, andiamo su aria. Funziona. Ok, mi sembra che funzioni. Ora, vediamo come perfezionarlo, cioè mettere un indicatore della velocità di propagazione del suono nell'aria, nell'acqua e nel ferro. Chiudiamo l'anteprima e questa operazione la andiamo a fare sullo sfondo, quindi la programmazione la faremo sullo sfondo. Clicchiamo su sfondi e andiamo su variabili perché creeremo una variabile. Quindi, dopo aver cliccato su variabile, andiamo su crea una variabile e qui chiamiamo la variabile velocità. Velocità. Clicchiamo su ok. Vi ha messo la variabile qui in un angolino in alto a sinistra, nello stage, la spostiamo trascinandola al centro in basso in modo che sia visibile durante la visualizzazione del gioco nei vari sfondi. Adesso aggiungiamo la programmazione sia alla situazione quando si clicca su bandierina verde, sia nelle altre due situazioni, cioè quando riceve suono e quando riceve start. Bene, qui intanto metteremo mostra la variabile. All'avvio del gioco mostra la variabile, apriamo la freccia velocità. E poi, dal momento che all'avvio del gioco lo sfondo è 1, quindi privo di suono,
mettiamo porta la mia variabile, qui apriamo e togliamo la mia variabile e scegliamo velocità, porta velocità 0. Quando invece riceve suono, le cose cambieranno, quindi andiamo a situazioni. Quando ricevo, qui apriamo la freccetta suono. Adesso mettiamo una serie di controlli, se altrimenti, quindi controllo, se altrimenti. E qui prendiamo l'operatore, tutto dipende come sempre dal numero dello sfondo, quindi uguale, prendiamo se, aspetto, numero sfondo è 2, 2 è l'aria. Che cosa accade? Se il numero dello sfondo è 2, adesso prendo porta velocità, lo duplico, clicco di destro, duplica e lo incastro qui. Quando lo sfondo è 2, la velocità di propagazione del suono è di 340 m/s. Quindi velocità è 340 metri al secondo quando lo sfondo è 2. Continuo ad andare ai controlli, mi prendo un altro se altrimenti e duplico questo, duplica, lo incastro qui. Se invece il numero dello sfondo è 3, cioè l'acqua, mi copio anche porta velocità, quindi duplica e lo incastro qui, porta velocità, quindi nell'acqua il suono si propaga a 1500 metri al secondo, 1500, vado a scrivere m/s. Adesso mi prendo un altro se senza altrimenti, mi duplico di nuovo l'operatore. Se il numero dello sfondo è 4, scrivo 4, porta velocità lo duplico e lo incastro, porta velocità, lo sfondo 4 corrisponde al ferro e qui devo mettere 5000 m/s, 5000 metri al secondo. Ora questo accade quando riceve suono, quando riceve start riparte tutto da zero, quindi io metterò di nuovo situazione, quando ricevo start e mi duplico, porta velocità 0, magari gli diamo un'attesa di un secondo prima in modo che rimanga visibile. Proviamo, facciamo di nuovo l'anteprima a tutto schermo, vediamo, qui abbiamo il nostro indicatore della velocità al secondo, proviamo con l'aria. Sì, immediatamente mi ha segnato la velocità, volendo potremmo mettere un'attesa, adesso l'ha riportata a zero. L'acqua, 1500 metri al secondo, torna nella posizione iniziale, quindi velocità zero. Il ferro, benissimo, e torna nella posizione iniziale. Mi sembra che adesso il gioco si possa considerare completo. Chiudiamo l'anteprima, andiamo a salvarlo, quindi file, salva sul tuo computer, propagazione suono è già il nome che abbiamo dato, la posizione è quella di prima, quindi quando faremo salva mi dirà che il file già esiste, se lo vogliamo sostituire sì. A questo punto possiamo chiudere, stay or leave, scegliamo leave. Bene ragazzi, io vi saluto, spero che riusciate a completare questa attività, magari anche arricchendola con altre idee. Alla prossima!